Bene, allora forse a questo punto possiamo anche cominciare. Credo, se non ho fatto male i conti, che siamo già alla decima celebrazione del Darwin Day qui alla Scuola Normale, e quindi innanzitutto ringrazio la Scuola Normale per questa decennale ospitalità. Dopodiché lasciatemi fare gli auguri di buon compleanno a Darwin e manifestare la mia grande ammirazione per questo nostro autore. La sua concezione dell'uomo è senza dubbio una concezione rivoluzionaria, è stata rivoluzionaria, non a caso Freud l'ha paragonata alla rivoluzione copernicana. Sono concezioni appunto che sconvolgono un'intera visione del mondo, oltre a dare, come sempre Freud diceva, dare un duro colpo al narcisismo dell'uomo. Nel caso di Copernico, con il gesto di levare la Terra dal centro dell'universo, nel caso di Darwin, con il gesto di levare l'uomo dal vertice del creato e ficcarlo in mezzo agli animali con una genealogia zoologica uguale a quello di tutte le altre bestie. Che questa concezione dell'uomo avesse un forte impatto sul pensiero dell'epoca, di questo Darwin era chiaramente consapevole. Non a caso fu molto reticente a esprimersi sulla questione uomo. Senz'altro già sapete che nella sua opera principale, fondamentale, L'origine delle specie, del 1859, c'è soltanto un vaghissimo accenno alla questione uomo, e passarono appunto 12 anni perché nel 1871 Darwin si decidesse a scrivere finalmente sulla questione uomo, dicendo appunto in una lettera che non voleva più essere accusato di reticenze su questa questione che aveva scatenato enormi polemiche, e che in realtà è molto interessato, dicendo di essere molto interessato alla questione uomo. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista della concezione dell'uomo, dicevo, Darwin fu un autore rivoluzionario. Aggiungo che fu anche un progressista, diciamo così, su una questione eminentemente politica e strettamente legata alla questione uomo, e cioè sul problema delle razze. In un tempo, in un'epoca in cui era ancora molto intensa la discussione sull'abolizione della schiavitù, quindi il tema delle razze era un tema, diciamo così, politicamente molto, molto importante. In un articolo del 1864, Wallace, che Darwin considerava il coautore della teoria dell'evoluzione, si era già espresso contro la teoria cosiddetta del poligenetismo delle razze umane, cioè una teoria che sosteneva l'origine plurima delle diverse razze umane, cioè in pratica sosteneva che le diverse razze umane non appartengono alla medesima specie, le diverse razze umane sono specie diverse, idea che faceva, come si capisce, faceva parecchio comodo ai fautori della schiavitù. È meglio pensare che appunto chi viene sottomesso, eccetera, non faccia parte della nostra stessa specie. Ecco, Wallace nel 1864 si espresse contro questa teoria, e nell'Origine dell'uomo Darwin portò argomenti ancora più drastici, mettendo in discussione il significato stesso dell'idea di razza. Ho tratto qui una citazione che è già molto chiara, in cui Darwin appunto dice: ma queste razze sono quantomeno discutibili, se c'è chi ne pensa di poterne classificare due, altri tre, altri quattro, e stiamo parlando di grandi pensatori, di persone competenti, come dice Darwin, altri cinque, sei, sette,
8, 11, 15, 16, 22, 60, 63, ecco, evidentemente questa classificazione è come minimo arbitraria. Inoltre le razze, dice e scrive Darwin, non sono abbastanza distinte tra loro da abitare la stessa regione senza fondersi, e l'assenza di fusione offre la prova usuale della distinzione tra specie. Le razze umane si fondono tra loro, quindi non sono specie diverse. Ecco, il ragionamento è molto chiaro e più in generale, diciamo che in tempi più recenti, nel Novecento, soprattutto Ernst Mayr ha attribuito a Darwin quell'approccio popolazionista, come viene chiamato appunto nell'ambito della biologia dell'evoluzione, che è un approccio nel quale lo stesso concetto di specie in realtà diventa un po' incerto, ma il concetto di razza risulta davvero del tutto privo di fondamento. Ma il nostro Darwin, che appunto fu rivoluzionario sul versante della concezione dell'uomo e progressista in tema di razzismo, e da questo punto di vista andò molto oltre quello che era il pensiero del suo tempo, ecco, su un altro piano, su un altro versante, si mostra poco sensibile, diciamo così, e soprattutto figlio della propria epoca, nell'affermare l'inferiorità mentale della donna. Ecco, qui ho trovato, appunto, tratto alcune citazioni, sempre dall'Origine dell'uomo, in cui questa posizione di Darwin è veramente esplicita, anche se tutto sommato forse non ben argomentato come, argomentata come altre parti della teoria, altre concezioni di Darwin. Ecco, qui vedete Darwin dice appunto che non c'è dubbio che se si facesse un elenco di uomini eminenti dal punto di vista di quelle che sono le prestazioni appunto cognitive, cioè pensiero profondo, ragione, immaginazione, ma anche addirittura in quelle che sono le prestazioni di tipo manuale, ovviamente se si facesse un elenco di questo tipo si troverebbero tutti maschi e pochissime femmine. E questo appunto dice Darwin, conclude Darwin citando la legge della deviazione della media di suo cugino Galton, dice questo significa che la media nell'ambito dei maschi è sicuramente stabilmente più alta rispetto a quella delle femmine, la media delle capacità mentali è molto più alta nei maschi che nelle femmine. Cos'è questa appunto legge della deviazione dalla media di Galton? Galton, in quest'opera citata da Darwin, aveva enunciato appunto questa legge sostenendo che nel tempo c'è un fenomeno di regressione, cioè quando appunto per caratteri come l'intelligenza, se a un certo punto emergono deviazioni in senso positivo, cioè miglioramenti, diciamo così, nella media delle capacità cognitive, nel tempo il fenomeno tende a regredire e quindi la media tende a rimanere stabile nel tempo. Da questo Galton, che appunto era un sostenitore dell'eugenetica, ricavava la conclusione che per fissare una caratteristica superiore nel carattere dell'intelligenza occorrerebbe un procedimento di selezione artificiale, di eugenetica appunto, perché lasciando fare alla natura si rimane con una media di tipo stabile. Comunque, in ogni caso, qui Darwin vuole semplicemente dire che se le deviazioni in senso superiore sono più frequenti nei maschi che nelle femmine, significa appunto che la media dell'intelligenza nei maschi è più alta. Il ragionamento, proseguendo, diventa ancora cioè più drastico, se vogliamo, nel senso che Darwin sostiene in queste altre frasi che ho tratto dall'Origine dell'uomo, Darwin sostiene addirittura che nemmeno una diversa educazione
potrebbe eliminare il gap, la differenza quindi di capacità mentale tra l'uomo e la donna, e lo fa in effetti con un ragionamento un pochino fragile, cioè Darwin sostiene che l'acquisizione di più alte prestazioni mentali sia un fenomeno graduale e comporti la trasmissione di caratteri acquisiti. Quindi improvvisamente Darwin diventa lamarckiano e sostiene che questi caratteri acquisiti, come la maggiore intelligenza, la maggiore capacità di pensiero, di previsione, di immaginazione, eccetera, eccetera, si sostiene una cosa molto strana, cioè sostiene che questi caratteri acquisiti, se vengono acquisiti in età adulta, si trasmettono allo stesso sesso, se vengono acquisiti in età infantile, si trasmettono a tutti e due i sessi. Una cosa un po' strana che appunto Darwin sostiene, la sostiene in modo dubbioso per la verità, perché scrive: dobbiamo ricordare che la tendenza dei caratteri acquisiti da uno dei due sessi in età matura a trasmettersi allo stesso sesso e la tendenza dei caratteri acquisiti precocemente ad essere trasmessi ad ambo i sessi sono regole che, sebbene si riscontrino comunemente, non devono considerarsi sempre valide. Quindi in pratica Darwin dice: ammesso e non concesso che sia così, che cosa succede? Beh, la sua spiegazione è più o meno questa, cioè suppone che i maschi siano diventati più intelligenti, più abili, più forti, più furbi nell'ambito della selezione sessuale, soprattutto nella selezione sessuale, quindi nella lotta tra maschi per conquistare le donne, e dunque in età adulta, e di conseguenza abbiano trasmesso questa acquisizione di maggiori competenze mentali al sesso maschile. E dunque conclude che questa diseguaglianza non si può eliminare nemmeno appunto modificando quella che è l'istruzione delle donne, e che per diciamo così superare questo gap le donne dovrebbero da adulte sforzarsi, far pratica con perseveranza, esercitare la ragione e l'immaginazione con perseveranza in età adulta, e soprattutto fare un sacco di figlie se femmine. Solo così, secondo Darwin, si potrà eliminare questo gap tra maschi e femmine, e evidentemente la trasmissione culturale delle acquisizioni mentali non viene presa in considerazione. Ma detto questo, non voglio fare ulteriormente le pulci a Darwin, voglio anzi perdonarlo per essere stato sulla questione della donna molto figlio del suo tempo, lui che pure su tante questioni cruciali era andato ben oltre il proprio tempo. Quello che voglio invece sottolineare è che nei decenni successivi alla pubblicazione dell'Origine dell'Uomo, anzi possiamo dire nel secolo successivo alla pubblicazione dell'Origine dell'Uomo, la reputazione delle donne non è molto migliorata in quelli che furono gli sviluppi della teoria dell'evoluzione. Quali furono gli sviluppi principali? Ecco, uno sviluppo sicuramente molto importante è quello che è dovuto a Ernst Haeckel. A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento si affermò la sua teoria cosiddetta teoria della ricapitolazione, destinata, come dirà Stephen Jay Gould, che ha analizzato molto a fondo questa teoria, destinata a avere un'influenza dilagante all'epoca, quindi a cavallo tra 800 e inizio del 900, cioè avere un'influenza che andò ben al di là del campo della biologia dello sviluppo e della biologia evolutiva. Ecco, questa visione di Haeckel era una visione fortemente progressionista dell'evoluzione, e in questo senso, cioè, vedeva l'evoluzione come un processo nella direzione del progresso, e da questo punto di vista c'è già uno scarto rispetto a Darwin. Cioè, per Darwin l'evoluzione era soprattutto una deriva di variazioni, non un progresso, una scala, eccetera. Per Haeckel invece era davvero un progresso, una marcia verso la perfezione, il cui culmine è rappresentato
dall'uomo, o meglio, più precisamente, dal maschio bianco. Questa è la solita illustrazione, come ormai sapete da frequentatori di Darwin Day, rappresentazione sbagliata dell'origine dell'uomo, no, c'è questa cosa buffa in cui all'inizio c'è proprio un animaletto che sembra uno scimpanzé e man mano che evolve in progresso, come vedete, proprio forma una scala anche proprio dal punto di vista visivo, questa figura, e abbiamo questo omino che diventa, guarda caso, sempre più eretto, sempre meno peloso e, strano caso, anche sempre più bianco, cosa che è assolutamente fuori di ogni grazia di Dio, scusate il termine, nell'ambito della teoria dell'evoluzione. Bene, comunque, tornando al nostro Haeckel, come funzionava questa idea della ricapitolazione? L'idea di Haeckel era che questo progresso che si verifica in parallelo, torniamo un attimo indietro, si sviluppa in parallelo sia nello sviluppo, nell'ontogenesi, cioè in quello che è il processo che porta dall'embrione all'individuo adulto, sia nella storia dell'evoluzione della specie, ecco, questo progresso si verifica attraverso una aggiunta terminale, cioè un organismo più evoluto ha qualcosa in più rispetto a un organismo meno evoluto e dunque deve prolungare, accelerandolo, condensandolo, quello che è il proprio processo di sviluppo rispetto a quello che è invece lo sviluppo dell'organismo meno evoluto. C'è proprio un'aggiunta in più. Che ne so, se ci si ferma a questo punto della nostra scaletta, è il punto in cui ci sono soltanto le branchie e quindi otterremo un pesce. Se andiamo un po' più avanti si aggiungono i polmoni e quindi otteniamo prima un anfibio e successivamente un animale di tipo terrestre. Sono appunto aggiunte successive. E evidentemente un'evoluzione umana quindi che pretende al vertice di questo processo in progresso che è l'evoluzione, che pretende al vertice il maschio bianco come nella nostra figurina, si traduce nell'idea che i maschi bianchi sono più sviluppati rispetto alle altre razze e rispetto alle femmine. È come se avessero uno sviluppo più lungo, sono più adulti. Mentre le altre razze e le donne sono giudicate più infantili, si sono fermate prima, non hanno fatto quell'aggiunta terminale che determina il progresso. Capite bene che già in questo c'è una forte componente ideologica, perché infantili, che cosa significa dare dell'infantile a un negro o a una donna? Significa dire che questi individui sono bisognosi, come i bambini, sono bisognosi di tutela e sono bisognosi di direzione, non possono dirigersi da soli, hanno bisogno del grande maschio bianco che li aiuti, li tutela, dica loro cosa devono fare. Ecco, giustificati l'imperialismo, il paternalismo e tante belle ideologie che all'epoca appunto erano estremamente diffuse. Ma andiamo oltre, saltiamo a pie pari le vicende del declino, dell'abbandono della teoria della ricapitolazione, che addirittura fu un vero e proprio rovesciamento con l'affermarsi dell'idea completamente opposta che l'uomo, che Homo sapiens, sia diverso dagli altri primati non perché è più sviluppato ma perché è meno sviluppato, cioè perché è neotenico, ma di questo ci parlerà, penso, Anna Maria Rossi. Voglio andare un pochino in fretta, quindi arriviamo già al Novecento, anzi agli ultimi decenni del Novecento, anzi con questo articolo che cito siamo già agli anni 70 del Novecento, quindi 100 anni dopo la pubblicazione dell'Origine dell'uomo di Darwin. Ecco Edward Wilson, il padre della sociobiologia, il quale appunto sostiene che siccome nelle società di cacciatori
raccoglitori, gli uomini vanno a caccia e le donne invece stanno a casa, però questa predisposizione la si vede persistere nelle società agricole, nelle società industriali, l'uomo va a caccia e la donna sta a casa, aggiunge poi nell'articolo anche in molte società di scimmie i maschi vanno in giro, cacciano e le donne stanno a casa, allora, conclude Wilson, questo deve avere per forza un'origine genetica, è nel patrimonio genetico che le donne stiano in casa, abbiano questa vocazione di casalinghe. C'è un detto veneto che descrive le virtù della donna, le virtù muliebri con questo detto, la donna che ha piasa, che ha tasa e che stai a casa, cioè la donna che piaccia, che taccia e che stia a casa. Bene, che stia a casa, dice almeno Wilson, che stia a casa ce lo assicura a quanto pare, secondo Wilson, il patrimonio genetico. Siamo a posto, le donne stanno a casa perché è scritto nei loro geni. C'è un altro personaggio, sempre attivo in quegli anni, molto famoso, che è Desmond Morris, l'autore del celeberrimo La scimmia nuda, che traccia un'evoluzione della femmina umana tutta in funzione del piacere maschile, per cui appunto a tutta questa interpretazione, già nella scimmia nuda, ma poi rincarerà molto la dose in un libro successivo che è L'animale donna, in cui tutte le caratteristiche della donna, l'avere le tette sempre belle tonde, due belle chiappe, eccetera, eccetera, sono tutte cose che vengono riferite appunto alla necessità della donna di piacere all'uomo e quindi di essere protetta dall'uomo. La nostra vocazione è quella di essere protette. Dunque, a quanto pare siamo a posto, la donna sta a casa perché è scritto nel suo patrimonio genetico, piace perché ci ha pensato l'evoluzione a farla piacere all'uomo, che taccia è un pochino più difficile, come ben sa quella che è la retorica sulle donne. Soprattutto che taccia è difficile negli anni 70, a cui siamo arrivati con gli autori che ho citato. Negli anni 70 del Novecento le donne non sono più tanto disposte a tacere, è montata la marea femminista, ma soprattutto direi le donne hanno finalmente avuto un largo accesso all'istruzione. Addirittura in certi paesi, Italia compresa, conseguendo anche il sorpasso rispetto all'altro sesso in termini di titoli di studio. Quindi evidentemente con buona pace di Darwin l'istruzione serve a qualcosa, non è poi così inutile. E negli anni 70, appunto, precisamente nel 1972, esce questo curioso libro di Elaine Morgan che si intitola L'origine della donna, che è una vera sfida a quelle che sono le interpretazioni dell'evoluzione umana in chiave androcentrica, ed è una durissima critica soprattutto al mito del maschio cacciatore che all'epoca, siamo appunto negli anni 70 e 900, all'epoca primeggia in quelle che sono le rappresentazioni del Pleistocene. Oggi le cose sono molto cambiate nella paleoantropologia e non si pensa più a questo uomo cacciatore come rappresentante appunto del nostro antenato del Pleistocene. Ma allora questa idea del maschio cacciatore era assolutamente in voga. Ecco, Elaine Morgan diciamo che riprende in particolare l'ipotesi della cosiddetta scimmia acquatica che si deve al biologo marino Alistair Hardy, fu enunciata nel 1960. Secondo questo biologo marino, il progenitore dell'uomo sarebbe stato un primate che di fronte all'inaridimento del clima africano si sarebbe spostato in habitat fluviali, quindi sarebbe vissuto prevalentemente nell'acqua, per poi tornare alla savana come moderno Homo sapiens. Da questo punto di vista porta come prove la scarsa pelosità, la stessa disposizione dei peli, eccetera, eccetera. Varie cose, si tratta di un'ipotesi piuttosto fragile che non ha convinto la comunità scientifica,
Ma quello che secondo me, appunto, in questo libro di Hélène Morgan è importante è proprio la pars d'instruens, la parte critica che Hélène Morgan, appunto, svolge in questo libro. Hélène Morgan è morta lo scorso luglio all'età di 92 anni e qui volevo ricordarla. Non voglio, non vogliamo raccontarvi la storia della scimmia acquatica e nemmeno un'altra storia, ma vogliamo attenerci a quelli che sono i risultati più recenti della paleoantropologia, che non accreditano la storia della scimmia acquatica, ma, come vi dicevo, non accreditano nemmeno la storia, il mito del maschio cacciatore. Appunto, Hélène Morgan, con una certa benevolenza, nonostante la sua vena fortemente critica, diceva che forse c'è un equivoco anche di tipo linguistico alla base di questa narrazione androcentrica dell'evoluzione dell'uomo. E cioè c'è questo equivoco dovuto al fatto che il termine uomo designa sia la specie sia il maschio della specie. Di conseguenza, quando uno si mette a pensare alla storia della specie uomo, quasi inevitabilmente mette in questa storia un protagonista maschile e quindi finisce per riferire tutto a questo protagonista maschile, fare del protagonista maschile l'eroe del racconto e riferire tutto questo personaggio maschile, come in effetti aveva fatto per esempio Desmond Morris. Ecco, io vorrei concludere qui. Vi ho raccontato un po' come sono andate le cose, come ci sono state versioni fondamentalmente maschiliste della teoria dell'evoluzione, solo molto tardi delle versioni anche di tipo femministe della teoria dell'evoluzione, e vorrei concludere semplicemente con una annotazione molto breve, ma che in qualche modo mi sembra importante. Cioè, da questo possiamo anche capire una cosa che Stephen Jay Gould, che è stato un protagonista di molti dei nostri Darwin Day, una cosa che Stephen Jay Gould ha sottolineato molto spesso, e cioè il fatto che la scienza non abita in una torre d'avorio. La scienza è inserita in una determinata società, è parte di una più vasta cultura nella quale deve farsi spazio, dalla quale non può non essere influenzata e rispetto alla quale deve sempre prendere posizione. A volte prende posizione entrando in conflitto con quello che è lo spirito del tempo, come successe a Darwin quando propose la sua interpretazione dell'origine delle specie e soprattutto dell'origine dell'uomo. Altre volte invece la scienza subisce l'influenza di quella che è l'ideologia dell'epoca, come la subì anche Darwin a proposito appunto della sua concezione della donna. Tutto quello che si può chiedere da questo punto di vista agli scienziati non è certo appunto di costruirsi uno splendido isolamento, perché questo non è possibile. Quello che si può chiedere è di essere consapevoli di questo stretto rapporto con la cultura della propria epoca.